Piana, 4 arrestati. Perquisizioni antidroga con l'ausilio delle unità cinofile, stroncato giro di stupefacenti tra Capannori, Porcari e Pisa. Autotrasportatore salvo per miracolo, camion si ribalta allo svincolo di Lucca Ovest, il guardrail sfonda l'abitacolo ma il conducente non è grave. Giovani e sicurezza sul lavoro, presentazione in comune a Viareggio per le iniziative della giornata dell'8 novembre. Al via il TG Salute sulla Versilia, ogni giovedì appuntamento con la trasmissione dedicata a salute e benessere. Si parte con il reparto di ginecologia ostetricia dell'ospedale Versilia. Lo sport chianese sprona i rossoneri, il fantasista della Lucchese è stato tra i protagonisti della vittoria di domenica contro il Fidenza, ecco perché secondo lui è stato importante agganciare il vertice. CGC bloccato dal Valdagno, spettacolare 3-3 al Palabarsacchi nel posticipo di Serie A1. Ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura, in primo piano la cronaca, un'operazione antidroga della polizia ha portato all'arresto di 4 persone tra la Piana di Lucca e Pisa. Vediamo il servizio. È Pando, un cane antidroga di 3 anni, uno dei protagonisti dell'operazione Laser, che ha permesso alla polizia di sgominare un giro di spaccio di stupefacenti che interessava la Piana di Lucca. Alle perquisizioni operate nelle abitazioni dei sospettati ha partecipato anche il nucleo cinofilo della Questura di Firenze e Pando, grazie al suo fiuto, ha scovato 3 fiale di popper, un vaso dilatatore, sostanza difficile da individuare. Pur giovanissimo d'età, Pando non è nuovo a queste operazioni. Non è la prima attività, lui è un cane operativo da 1 anno e mezzo circa e riconosce tutte le sostanze stupefacenti, però quelle più comuni, dall'hashish, cocaina, marijuana. Oggi ha permesso di trovare la sostanza, anche un vaso dilatatore, che è veramente inusuale di ritrovarlo. E quindi è dato una dimostrazione di aver appreso bene le lezioni ricevute a Nettuno. I dettagli dell'operazione Laser sono stati poi resi noti dal questore Claudio Cracovia e dal dirigente della squadra mobile Virgilio Russo. Agli arresti sono finite 4 persone, Maurizio Cinelli, 45 anni, e Gianni Fruzzetti, 37 anni, residenti a Capannori, Gennaro Lopresto, 49 anni, residente a Lucca, e Arturo Storico, 44 anni, di Capannoli, in provincia di Pisa. Dalle indagini è emerso che facevano parte di un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e marijuana tra Capannori, Porcari e Pisa. Nel corso delle perquisizioni, oltre al popper, sono stati rinvenuti 15 grammi di marijuana, un caricatore bifilare con 8 proiettili e un coltello a serramanico. Nell'ambito delle stesse indagini, nel maggio scorso, erano già stati effettuati 2 arresti a Capannori, con il sequestro di altre sostanze stupefacenti. Due notizie dalla Valle del Serchio. I carabinieri di Castelnuovo hanno arrestato 2 persone per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di Emmanuel Joseph Maggiali, 43 anni, e della convivente Michela Panzani, 34 anni, residenti nel comune di Bagni di Lucca. I due avevano creato una serra laboratorio all'interno della propria abitazione. Sequestrate 8 piante di cannabis. E sempre in Valle del Serchio, a Castelnuovo, è durata poco l'occupazione da parte degli studenti dell'istituto Isi Simoni. I ragazzi, che si erano barricati di notte all'interno dell'istituto, hanno desistito la mattina seguente all'arrivo delle forze dell'ordine. Torniamo a Lucca, andiamo a vedere le immagini di un incidente che si è verificato allo svincolo di Lucca Ovest dell'autostrada A11 e che ha provocato anche difficoltà al traffico. È salvo per miracolo l'autotrasportatore che si è ribaltato con il proprio mezzo mentre si stava immettendo sull'autostrada A11 dall'entrata a Lucca Ovest in direzione Firenze. Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva lo svincolo a pochi metri dall'ingresso in autostrada ed il camion si è ribaltato. La cabina di guida è caduta proprio sul guardrail che ha sfondato l'abitacolo proprio all'altezza del posto di guida. L'uomo è stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca, ma miracolosamente se la sarebbe cavata con qualche ferita. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.
L'incidente non ha coinvolto altri mezzi, ma ha provocato la chiusura dell'entrata per Firenze, oltre a rallentamenti sull'autostrada. Sul posto sono intervenuti la polizia ed i vigili del fuoco per le complesse operazioni di recupero, che hanno comportato l'utilizzo di una gru. Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha scritto al presidente del Consiglio, Enrico Letta, in vista della seduta del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre, quando si discuterà il decreto collegato alla legge di stabilità, nel quale è inserita anche l'ipotesi di cancellazione dell'autorità di bacino del fiume Serchio. Ritengo necessario che l'autorità di bacino continui ad esistere e a presidiare il nostro territorio, ha detto Tambellini. Tale organismo infatti svolge il suo compito di difesa del suolo al fine di fornire validi strumenti per la protezione civile nei casi ormai purtroppo frequenti di eventi idrogeologici e idraulici con effetti disastrosi per la popolazione. Andiamo a Viareggio, in comune sono state presentate le iniziative per la giornata dell'8 novembre dedicata a sicurezza sul lavoro e giovani. Un'intera giornata dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, un'intera giornata dedicata ai giovani, ai lavoratori del futuro. È in programma venerdì 8 novembre l'iniziativa organizzata dal Comitato Matteo Valenti in collaborazione con il Comune di Viareggio, la provincia e l'azienda speciale Pluriservizi. È stata Gloria Puccetti, vice sindaco e assessore all'ambiente, ma soprattutto madre di Matteo, morto a 23 anni nel 2004 in un incendio alla Mobil Oil, dove lavorava da soli 20 giorni, a presentare l'iniziativa. Ed è proprio dalla sua esperienza personale che Gloria Puccetti e il comitato intitolato a Matteo da quasi 10 anni si battono per insegnare ai giovani che cos'è la sicurezza sul lavoro. Il mondo del lavoro è senza confini, è senza diritti, sta perdendo tutte le caratteristiche che aveva e si lavora al nero, si lavora a chiamata, si lavora in condizioni, non c'è lavoro, quindi chiunque per lavorare farebbe qualsiasi cosa, quindi state attenti. E la seconda cosa è perché loro saranno i portatori di una nuova cultura, che è la cultura della sicurezza. Io penso che saranno i lavoratori e gli imprenditori di domani, quindi vanno aiutati a coltivare la sicurezza del lavoro, perché la sicurezza non è un costo ma è un investimento. Al mattino i ragazzi di 6 scuole visiteranno un cantiere navale al Polo Nautico. Alle 17 al centro congressi si svolgerà un dibattito dedicato alla vicenda ThyssenKrupp con il procuratore Raffaele Guariniello e l'ex sindaco di Torino Diego Novelli. Prima del dibattito, alle 15, si terrà un'assemblea dedicata al progetto Amianto, un'idea innovativa che prevede il sostegno ai cittadini che vogliono fare l'autosmaltimento dell'amianto di piccole metrature. Nel corso dell'incontro verranno forniti tutti i dettagli del progetto. Torniamo di nuovo a Lucca. Il Consiglio Comunale ha respinto una mozione presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Daniela Rosellini, che chiedeva di cancellare i finanziamenti comunali destinati alla Scuola di Alti Studi IMT e alla Fondazione Campus Studi per il Turismo e di destinarli ad altre attività sul territorio. La proposta è stata sostenuta da un gruppo di una ventina di studenti che hanno esposto striscioni di protesta nell'aula del Consiglio Comunale. E torniamo di nuovo in Versilia perché da giovedì parte una nuova trasmissione su Noi TV, TG Salute, dedicata proprio a salute e benessere in Versilia. Un viaggio all'interno dell'azienda sanitaria 12 Viareggio alla scoperta dei reparti dell'ospedale di Lido di Camaiore, delle sue eccellenze e degli altri servizi offerti dall'ASL sul territorio versiliese. Prenderà il via questo giovedì alle 20 il nuovo appuntamento con TG Noi Salute, la rubrica curata dalla redazione del TG Noi dedicata al mondo del benessere e della sanità. Il nostro viaggio comincerà da una delle unità operative più importanti dell'ospedale Versilia, cioè quella di ginecologia ostetricia, diretta dal dottor Giovanni Paolo Cima. Il fiore all'occhiello di questa unità è il centro di procreazione assistita che ogni anno aiuta 1200 coppie ad avere figli con un successo che supera il 30%. Andremo alla scoperta delle novità sul fronte degli impianti in vitro e degli esami preparto, ma anche del settore ginecologico e degli interventi microinvasivi.
L'appuntamento con Tigino e Salute, dedicato ai servizi dell'ASL 12 Viareggio, è per tutti giovedì sera alle 20, subito dopo il TG delle 19.30, in replica il venerdì alle ore 14. Prima di chiudere vi ricordo che da venerdì 8 a domenica 10 novembre al Teatro del Giglio di Lucca va in scena l'Iliade del Teatro del Carretto, spettacolo che celebra il trentennale della fondazione della compagnia teatrale. Giovedì 7 novembre alle 17.30 nel ridotto del Giglio la compagnia incontrerà il pubblico e sarà l'occasione anche per rivedere la trasmissione che la RAI nel 1988 dedicò proprio all'Iliade del Teatro del Carretto, spettacolo che era al debutto proprio in quell'anno. Nel filmato c'era anche Vittorio Gassman che leggeva i passi del capolavoro di Omero. È tutto per questa prima parte della TG. Noi ci fermiamo per la pubblicità e torniamo subito dopo con lo sport.